Signori, siamo con Tony Raimolo, il numero 17 più forte della storia del calcio portoghese. Tony, oggi in una veste nuova di portiere. Come hai visto oggi la squadra dalla porta? Troppo scarsa. Troppo scarsa. La squadra non va. La squadra non va. Che problemi ha secondo te questa squadra? Attaccante non segna. Quindi lei ce l'ha personalmente con col presidentissimo Manganaro? No, no, con tutti. Non facciamo nomi. No, senza nomi. I tifosi vorrebbero. Sappiamo che è impegnato. I tifosi vorrebbero sapere dov'è che trova queste pose che l'hanno resa così famosa in tutto il mondo. C'è qualche scuola, qualche guru, qualche maestro tibetano? No, no. Tutto madre natura ci ha regalato. Guardatelo, guardate, che guardate la volta. Signori, siamo con un nuovo acquisto della Virtus, Barolo. Presidio. Non posso entrare, Sky non ci ha dato i diritti delle immagini. Signori, purtroppo non abbiamo i diritti per entrare negli spogliatoi, stiamo ancora in trattative con la Lega. Carmine, un commento alla partita? Ma andiamo di partito. Cosa ha da suggerire al suo amico GG? E dimettiti. Fufi. Una partita a fufi. Va bene, con Carmine Feo. Emilio Petrozza. Emilio, resta solo lei. Fai 3 interviste al giorno, già me l'hai fatta. No, volevo fare un'intervista anche a Ragioniere. Ragioniere, come ha visto oggi la partita? La partita è niente di eccezionale, una piccola sgambatura tecnica, ma niente di eccezionale. I ragazzi sono ancora imballati. Promette qualcosa ai tifosi che comunque ci seguono sempre? Ma la promozione alla nostra portata, non ci scapperà assolutamente. Crede che ci sia bisogno ancora di un intervento sul mercato? Questo gennaio. Siamo completi, forse il mister lo faremo fuori a dicembre. Scoop in quel di Volturara, grazie signori. Scoop quindi in Volturara, il mister Urciuoli già sotto esame dopo la prima sgambatura. Signori, per il momento dallo stadio Cianciulli, dalla Virtus, da due ragazzi che sono entrati in macchina, che sono entrati con la macchina nel campo, dal campo, il cielo. È tutto per il momento. Grazie.